Allora, buonasera ai nostri ascoltatori di A Tutta Wisp. Siamo al campo di Decimo Puzzu per il match day della giornata tra l'ASD Sestu, che gioca in trasferta, e i campioni in carica del Real Puzzu Decimo Puzzu. Con noi il dirigente storico del Sestu, tifosissimo del Milan, lo stavamo prendendo in giro prima, mi ha detto è rimasto il cuore. Con noi c'è Giancarlo Mereu, della squadra Sestu, appunto, a cui chiediamo una cosa. Passaggio del turno in Coppa Italia, in campionato punteggio pieno, 16 gol fatti, pochissimi subiti, da 4 partite non prendete reti, insomma, dire che sta girando tutto per il verso giusto è poco. Beh, diciamo che ci sta girando la sorte, dai, ci stiamo impegnando veramente, dai. È una grande squadra, è una famiglia, lottiamo tutti gli anni sempre per la stessa cosa, arrivare tra i primi, non primi, arrivare tra i primi. E quest'anno veramente, e giocarvela sempre. No, quest'anno siamo veramente furti, dai. Ascolta, siamo soddisfattissimi. Sesta partita di campionato, questa partita è veramente la partita clou della giornata, ma forse sarà anche quella del campionato, perché i valori in campo sono questi. Sì. Poi ci sono, quest'anno abbiamo visto anche tantissime altre realtà come Utar, Mungia, San Roque, la Mazzaccarese, la grande sorpresa, e poi un campionato lungo, quindi anche quelle che oggi stanno soffrendo magari potranno recuperare. Sì, sì, sì. Però questa è la partita delle partite, per come oggi è il diciamo campionato. Diciamo che è una partita di richiamo per le finali, dai. E come, l'avete preparata? Con ansia oppure con tranquillità? Non sto vivendo d'ansia, no. Tranquillità, siamo venuti qui per vincere, non per perdere. Quindi il Decimo Puzzo è avvisato, poi sì, chiederemo sì. Anche a loro cosa certo, ne pensano. Certo, anche noi pensiamo così, noi siamo qui per vincere. Ascolta Giancarlo, raccontaci un po' del Sestu, passaggio anche, volto nuovo, passaggio anche di nome da Roman Caffè, vecchio nome storico, a Sestu, l'hai già detto, siete una grande famiglia, racconta un po' la settimana tipo di questa squadra, di questa famiglia. La settimana noi facciamo, il sabato giochiamo in campionato, lunedì e mercoledì alleniamo seriamente, quasi tutti allenano, a meno che non c'è qualche problema di qualcuno che lavora, visto che oggi siamo 20 e 3 li ho lasciati fuori, 3 sono in tribuna, anzi 4 sono in tribuna, quindi sono stati scelti questi 20 oggi. Tutti i sabati siamo sempre quel tanto, quindi la squadra si sta impegnando veramente per fare le cose belle e poi diventare amici di tutte le squadre, non andare a giocare e a fare sempre casini. Noi di solito portiamo dei bambini in campo e stiamo facendo di tutto a livello caratteriale di essere super amici e fair play, e lo vorremmo vedere anche dalle altre squadre, visto che qualcuna non l'ha ancora capito. Vorrei che anche le altre squadre usassero il fair play, perché noi siamo Sestu ma siamo ex Roman Caffè e la squadra è sempre quella, quindi la nostra mentalità, ripeto, è sempre per andare a vincere su tutti i campi, non abbiamo paura di nessuno, basta, no, non c'è altro. Poi quello che viene, come si dice. Sì, no? Sì, sì, quello che viene, no, non è un problema anche se abbiamo la sconfitta, la famiglia resta sempre unita. Sai che soprattutto voi vi fortificate nelle difficoltà. Sì, sì, cresciamo nelle difficoltà, noi ci aiutiamo tutti a vicenda. Come ma anche ragazzi, nelle cose personali, cioè fuori tutte dallo le cose. Fuori dallo sport dobbiamo essere super medici, psicologi, no? Non te lo so spiegare. Vabbè, è una cosa bella, nel senso che poi alla fine
La partita di calcio è il... È tutta un'altra cosa la partita di calcio, dell'amicizia che noi abbiamo sia in campo che fuori dal campo. Noi abbiamo un rapporto totale tra noi e noi. Quindi quando diciamo, insomma, anche l'aspetto sociale del calcio... Sì, è la cosa più importante per loro. Ecco, a proposito di migranti extracomunitari, siete voi che andate a cercarli magari allo SPRAR, nei centri di accoglienza, oppure sono loro che si propongono? Si propongono loro, però li vediamo al campo, assiste, ce ne sono sempre dai 30 ai 40, quindi qualcuno andiamo a guardarlo. C'è un'altra squadra? Sì, c'è un'altra squadra che si allena da sola e giocano tutti assieme, assisto. Sì. Va bene Giancarlo, allora in bocca al lupo per questa partita, grazie per la chiacchierata che hai fatto con noi, e in bocca al lupo per il campionato e, come si dice in questi casi, in bocca al lupo, viva il lupo. Grazie. Ciao, un saluto a tutti. Ciao. No, è bambi, no, è bambi. C'è l'audio, ragazzi. Thank you.